Di ciclismo, bentornati alla Villa Resort di Montecatini per una nuova puntata di studio Toscana Sprint. Puntata interamente dedicata al ciclismo femminile con eh, davvero una bella sfilata eh, di ex atlete. Tanti gli ospiti di questa sera, ma a fianco a me come sempre Giacomo Vezzani. Buonasera, Giacomo. Buonasera, Stefano. Buonasera al pubblico di Toscana Sprint. Come dicevete, questa sera è una serata un po' particolare perché si va sempre nel mondo del ciclismo femminile che non è. Mai abbastanza considerato, noi cerchiamo di farlo sempre nel migliore dei modi, ma andremo a scoprire una puntata un po' particolare perché non avremo atlete che sono in questo momento a correre sulle proprie biciclette, ma delle ex atlete. Quindi andiamo a scoprire un po' anche quello che è stato il loro mondo. Ed allora presentiamo le nostre ospiti di questa sera. Partiamo da coloro che eh, vengono da tanto lontano, anche se ormai. Uh, Stanno in Italia da tanti anni e quindi presento ed introduco uh, Rasa uh, Mazzeikite. Buonasera Rasa. Buonasera. E poi abbiamo Edita Pushinskaite. Buonasera. buonasera. E poi abbiamo tre invece ex alfiere della, della nostra nazione che hanno militato uh, nelle varie categorie fino a uh, passare uh, professioniste. Le salutiamo anche loro. Francesca Andina, buonasera. Buonasera. Uh, Marianna uh, Lorenzoni, buonasera. Buonasera. E eh, Francesca Castrucci, buonasera. buonasera. Una bella sfilata quindi di eh, ex cicliste, ognuna eh, in tempi diversi è riuscita ad ottenere importanti successi, chi sicuramente è, balzato, eh, è balzata diverse volte agli onori del ciclismo femminile è edita, è edita eh, davvero nel suo palmarès tante vittorie, spiccano i Giro d'Italia, il Tour de France e il Mondiale. E uh, sicuramente un amore per uh, il paese che uh, ormai ti ha adottato, l'Italia. Ah, sicuramente sono anche l'ex più fresca, diciamo così, perché ho chiuso la carriera dopo 18 anni di professionismo solo un anno e mezzo fa. Quindi i ricordi sono ancora vivi, e il ciclismo è sempre dentro di me. Ecco, poi sappiamo che comunque non hai abbandonato proprio del tutto l'attività, continui come ad andare in bicicletta. E <ride> come si fa, la passione è questa, sicuramente non ho smesso nauseato, ho smesso da una donna realizzata, ho smesso serena, quindi eh, continuo a pedalare continuo a dedicarmi a questo mondo. E anche realizzata perché insomma, giro, tour, mondiale. <ride> Ma direi accontentiamoci, sì, potevo vincere anche Olimpiadi, aggiungere questo, però accontentiamoci, non si può vincere tutto nella vita. Allora Dita sicuramente ha un ricordo che la lega a questa terra, alla Toscana più che altro, un riconoscimento che tutto il ciclismo toscano gli ha fatto quando ha deciso di eh, concludere la sua carriera d'agonista e eh, credo che sia uno dei ricordi più belli legati al ciclismo eh, in Italia, la bici al chiodo e eh, davvero tutto, tutto il calore che eh, questa regione ti ha trasmesso uh, da da quando sei venuta qui a correre adesso che sei rimasta nell'ambiente del ciclismo come giornalista. Ma sì, Toscana e Toscana, non si può tradire Toscana, qui ho attaccato le bici al chiodo, qui ci sono tutti i miei effetti, tutti i miei tifosi e sicuramente cerco di rendere questo, quindi cerco anche io di dedicarmi un pochino al ciclismo legato alle, a, alla solidarietà e perché no anche a tuffarmi in questo nuovo mondo che per me che è il giornalismo, quindi faccio molto con gran piacere. Ecco, poi insomma articoli, già li facevi quando correvi se non sbaglio, un po' di articoli. Poi ti sei buttata anche sul mondo dello speaker, via. Ma sì, eh, diciamo che questa sfera comu di comunicazioni, di, di presentazioni mi, un po mi apparteneva da, da sempre e quindi cerco di proseguire su questa strada, vedremo, è una nuova sfida e eh, mi piacciono le sfide, mi affascinano. Allora, andiamo invece a conoscere anche le altre eh, ragazze che sono... Uh, qui con noi Rasa uh, Mazzeikite. Rasa, anche tu una bella carriera da uh, professionista, un anno di differenza di età con Edita, non diciamo gli anni, però diciamo ah, che Diciamoli, la, andata, la, diciamo diciamoli. chi è la più anziana, Io Stefano, no? senti, <ride> farei subito a queste donne una domanda legata al, alla femminilità e allo sport, ecco, per partire, perché guardate che splendori! Ah, no, tra... Sicuramente lo, il ciclismo <ride> eh, spesso si fa l'immagine di sport maschile, però credo che eh, sono state tante, quindi abbiamo la riprova, le ragazze che eh, pur facendo uno sport di fatica, come il ciclismo, hanno fatto della loro femminilità penso uno dei loro, dei loro punti forti Rasa, uh, tu uh, penso che uh, avere a fianco e imparare tanto da una come dita nella tua carriera uh, ti ha fatto tanto e, e credo che ti abbia trasmesso tanto una come dita, poi anche tu hai appeso la bici al chiodo e adesso ti stai dedicando ad un'attività ancora più particolare, quella di mamma tutta la, eh? <ride> la verità no vabbè anche se già un po' che ho smesso però comunque i ricordi sono sempre fresche, penso che rimarranno fresche sempre, sono gli anni, cioè non dico più belli perché è bello anche adesso tutto bellissimo, però comunque è stato veramente bello, poi con Edita siamo cresciute insieme nello stesso centro sportivo, quindi abbiamo preso tanto, imparato tanto insieme. Poi le nostre strade si sono un po' divise perché lei ha proseguito a correre su strada e io mi sono indirizzata a correre su pista. Ecco, infatti due strade diverse, però abbiamo visto dalla stessa scuola, sono nate possiamo dire due, due campionesse, una su strada e una su pista, perché comunque i tuoi allori sì. su, con mondiali europei comunque li hai portati a casa. Sì, poi comunque molto bello poi dopo tanti anni magari da ex ciclista e rincontrarsi comunque, essere vicine e rincontrarsi ancora. Però è anche vero che hai guadagnato anche un terzo posto agli europei a cronometro su strada, <ride> quindi insomma, sei stata sì, un po' diciamo da tutte le, due le parti. Quello che mi è sempre affascinato e quello sempre che mi piace di più era il cronometro su strada oppure il segmento in pista, che comunque è comunque più o meno la stessa specialità. Quello che era diciamo la mia passione di, di più. Eh, uscendo un attimo dal ciclismo, poi è una domanda che farò un po' a tutte, anche a Edita, però ormai a Edita facciamo l'ultima perché ormai la conosciamo. <ride> Volevo sapere, Vinizio Lepo lo farò anche con voi, com'è Rasa nel, nella vita privata? Ecco? Quali la sono? vita privata, la Rasa, stranamente che nessuno ci credeva che sto molto bene a casa e la cosa più bella comunque è il figlio è bello, cioè, è detto tutto <ride> e poi la vita normale come tante altre persone, come tante altre donne, la casa, la famiglia, lavoro e tutto giro, cioè, non c'è tempo ad annoiarsi. Bene, continuiamo perché io direi di passare alla più giovane eh, di queste ragazze che sono qui con noi, Francesca Andina Francesca. Tu invece giovanissima. Comunque una... hai detto, non si dice l'età, però la più giovane è dato già all'altra di vecchio. Ecco. <ride> diciamo che non si <ride> dice. <dimentico, ride> Bocciato! Eh, Dicendo sull'età, però, uh, ovviamente non possiamo che dire uh, che eh, Francesca è ancora una ragazza. È ancora <ride> una ragazza Vai. che viene da, uh, da un bel percorso nelle categorie giovanili. Poi uh, due anni di professionismo e poi anche tu uh, l'addio a questo sport, però, lo sport che rimane nel sangue, uno sport come il ciclismo. Eh, rimane nel sangue, ne ho fatto un po' una professione diversamente perché poi ho studiato 5 anni scienze motorie, quindi sono laureata alla triennale, alla specialistica e ho allenato categorie giovanili, in una squadra femminile a Forlì e, e poi ho preso un'altra direzione, adesso mi occupo sempre del corpo in un modo un po' diverso dal punto di vista del fitness, faccio il personal trainer e mi... Mi piace anche un'altra chiave di lettura no? dello sport, esco in bici, ma eh, è un bel ricordo, è una parte di me ma non è più tutto come una volta, diciamo così. Ecco, prima di iniziare, Dita, mi aveva descritto un po' la tua persona come la rossella ratto dei tempi nostri. Però quello che vorrei capire io è come mai, se comunque, perché da juniore se sei stata un'atleta che di risultati ne ha portati tanti, come mai dopo due anni di professionismo hai deciso di, di smettere? Ma è stata una brutta rottura eh, perché io non avevo. Sono una persona molto emotiva e quindi ho subito molto le pressioni, le aspettative perché passi come in fanprodigia hai tante aspettative da te stessa e, e senti l'ambiente. Io non ho letto la pressione, sono sincero: non c'è un motivo reale perché le non... gambe andavano e la testa era disconnessa dalle gambe. Il ciclismo è... Soprattutto testa, perché la mattina uscire d'inverno con due gradi fai solo se c'è un gran cuore. E finché c'è questo quest amore lo fai, quando si rompe un meccanismo, eh, eh, si rompe. E però ho ritentato dopo tre anni di riallenarmi per qualche mese, eh, perché appunto volevo confermare a me stessa che non era più la mia strada e in effetti non era così. Eh, però insomma sono, sono in pace. Non era... Eh, insomma le volte le, ci sono le gambe le volte la, non c'è la testa Beh, io parliamo lei... allora di cose un pochino più allegre dai. sì dai. fatti Però... un po' di pubblicità in quello che fai sì, un po per il lavoro sì, ah, io adesso mi occupo di soprattutto di postura quindi metto a posto le schiene e... e questo mondo ce n'è <ride> bisogno. E faccio ginnastica dolce con gli anziani, lavoro con adulti. Ho allenato delle cicliste, ho fatto l'istruttrice sportiva nella scuola calcio, scuola nuoto. Quindi ho. Ho scoperto comunque questo mio lato molto, molto da educatrice, molto dove sfrutto questa emotività comunque positivamente e quindi sono, sono contenta. Vivo il precariato come tutti i 25 anni di oggi, quindi faccio tre lavori, lavoro in tre posti. E, e, ma è una sfida: è la mia sfida attuale e vedremo. Insomma, adesso mi sono data ai balli e, e quindi. <ride> Che quindi, balli? Balli latini. Eh. E quindi insomma una volta al mese si va in bici e il resto si cerca di fare attività fisica in altre mani ballando, <ride> correndo. Ebbene <ride> continuiamo, chi invece nel mondo del professionismo c'è stata tanta è Marianna Lorenzoni. Otto anni da professionista ed un bel bagaglio culturale mm. di esperienze. Uh, tu Marianna l'hai visto uh, nascere, hai visto crescere, ci riporti. Ci Riferiamo anche a, a Edita, che eh, l'abbiamo detto, quella più titolata l'hai vista eh, praticamente a fermarsi. Sì, beh, certo, l'ho vista fermarsi. Ho cercato di ogni tanto tenergli le ruote, ma era quasi impossibile. E, sì, ho, ho, forse ho fatto de, un periodo dopo, quando corso io. Insomma, sono stati degli anni che il livello del ciclismo come adesso, insomma, era già un, assai alto. e era comunque sia spettacolare, insomma, c'era cioè, l'anno della sommariva, delle dita, della Fabiana Luperini, erano dei belli anni. Ecco, come erano queste, queste campionesse in gruppo? Perché il rapporto, eh, se c'è una cosa che colpisce del ciclismo femminile è che c'è tanta competitività tra le atlete, però poi si è come... In, nel ciclismo maschile si è tutti in gruppo e eh, credo che nascano anche delle belle amicizie. Ma sicuramente. Questa ne è la riprova perché vedervi sì, tutti insieme. Anzi, stasera... è stato un grande onore, e un grande piacere, perlomeno per quanto riguarda me, di trovarsi qui. Eh, perché insomma, è vero, ci sentiamo sempre male su Facebook, così, però poi rivederci di persona fa sempre piacere. Ma, ehm, la, nel momento della corsa, sì, ognuno pensa al risultato personale, ok, però c'è sempre quello sguardo, il passaggio della voraccia o, o per dire un, una spinta che ci lega. E poi è un legame che rimane comunque nel tempo, cioè, al di là uno può smettere di, di correre, prendere strade diverse, però c'è sempre un qualcosa che ci tiene unite. Ecco perché poi insomma io sono sempre quello che fa un po' più la parte tecnica no? di, 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 per quanto riguarda le atlete. Abbiamo detto giustamente di tutte le altre i pregi di quando correvano, anche insomma da, dal tuo canto hai avuto dei bei risultati, insomma un, un ottavo posto sì. al tour ti dà ti dà insomma un bel, un bel pacchetto personale io mi ritengo fortunata perché per un periodo della mia carriera ho potuto diciamo, fare la donna di classifica nelle squadre dove, io, dove gareggiavo e gli ultimi due anni addirittura cioè, potevo invece mi sono poi diventata una e ho avuto come insomma come campionessa ho seguito la Fabiana Luperini e la Giorgia Bronzini come ultimo anno quindi io mi ritengo soddisfatta perché ho potuto fare diverse, cioè, diversi ruoli nel, nel corso della mia carriera e mi, questo mi ha dato molta soddisfazione. Ecco, invece una volta finita l'attività in bicicletta, cosa hai fatto dopo? Sei buttata sempre sullo sport o hai deciso proprio di lasciare <ride> definitivamente? No, lo sport non si lascia perché comunque la passione del ciclismo è una passione che rimane tutta la vita, ti rimane. Come cioè, gli impegni sono naturalmente sono diversi. Dice, Ora... No, 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 non sono tutti uguali. Se <ride> sono usato e veramente sì, non ho voluto toccare la no. bicicletta per dieci anni. Sì, questo è vero. È vero. Io ognuno è vero. ha la sua storia, la propria esperienza, sicuramente. È molto bello non abbandonare la bici del tutto, secondo il sì. mio personalissimo <ride> parere. Però non è sempre così. Eh. Sì, però insomma, anch'io ecco, l'ho lasciata, forse che ero serena, ero consapevole che era il momento giusto di farlo. E adesso vado in bici. Quando ho tempo e lavoro, sono una manager in un negozio di abbigliamento a Forte dei Marmi. E... Quando tempo però vado. Sì, che c'è anche il mare, insomma, ti rendo conto. niente. ma io niente, <ride> sono sempre <dai>. stata quindi. <ride> Bene, continuiamo con Francesca Castucci, anche lei una bella carriera da professionista, un quarto posto ai campionati italiani, un quinto posto a una tappa del Tour de France e eh, lo abbiamo chiesto anche alle altre, insomma penso che questa occasione sì, per noi è un'occasione per scoprire meglio il ciclismo femminile e per voi è un'occasione per ritrovare vecchi amici. Certo, assolutamente. Io anch'io ringrazio che mi, ave mi avete invitato qua, ho ritrovato loro che editera da tanto che non la vedevo. Con Mariana ci vediamo spesso perché usciamo in bicicletta uh, quando il tempo ce lo permette e lo stesso con Rasa e sono stata molto contenta. Ecco. Ora, insomma, abbiamo dato la possibilità Tutte dita ve l'ha data, devi ritrovarvi, ora non, non vi ripetete un'altra volta per tanto tempo. Assolutamente no, anzi. Mm. Ecco Francesca... Mm. Mm. Anche tu hai una storia un po' particolare per quanto riguarda le corse, che comunque eh, forse quella tappa di Tour de France poteva essere tua. <ride> intanto. <ride> è Però insomma, è maglia azzurra, diciamo... eh, ti sei distinta anche in altre, in altre specialità. Ecco, Adesso eh, una, non so, è una classica domanda che ho fatta a tutti, ma mi piace farla perché eh. Eh, oltre al cilismo è bene parlare anche di altro. Qual è la tua, eh, il tuo vivere oggi? Qual è? Eh, ad oggi lavoro in un'agenzia immobiliare a Pietrasanta, mi sono buttata nel campo immobiliare dopo che ho smesso di correre in bici e insomma per me è stata una bella occasione per rimettermi in gioco perché ho sempre fatto tutt'altro, perché io sono una maestra d'asilo, ho lavorato in un asilo nido fino a poco tempo fa e adesso mi sto mettendo in gioco nel campo immobiliare. Anche tu non hai pensato una volta smesso di no, ma forse ci dovrei rimontare? No, a parte che io, a differenza di loro, ho smesso in una maniera un pochino più soft. Ecco, diciamo che nel 2006 ho smesso, nel 2007 ho fatto un anno di gran fondo e via via poi vado ancora, però... Con molta più calma, ecco. Riprendendomi al discorso dell'età, diciamo no, noi con molta più calma, abbiamo, abbiamo, non abbiamo detto niente dell'età, poi facevo un po' più giusto. Le abbiamo conosciute tutte. E a questo punto apriamo un um, periodo anche di riflessione. Io volevo. Mi piace sempre ricordare una battuta che ha fatto in occasione della festa dei suoi 90 anni, Alfredo Martini. Ha detto: Quando Citò il fatto eh, dello scambio di borraccia tra coppie e Bartali disse: non era importante chi l'aveva data a chi. E lui lo disse in occasione quando eh, aveva, era attornito dai suoi eh, quattro campioni del mondo. Disse: questi ragazzi si possono ritrovare anche dopo vent'anni e eh, saranno sempre dei grandi amici. Saranno dei grandi amici perché hanno condiviso l'ultimo sorso di una borraccia e dita. Co come lega uno sport come il ciclismo? sia tra compagni di squadra sia tra avversari ma sicuramente ci lega tantissimo perché io e Rasa per esempio siamo cresciute insieme quindi abbiamo tanti ricordi in comune legati sia al ciclismo che alla vita di tutti i giorni con Mariana e con, con Francesca facciamo parte della stessa generazione quindi possiamo sicuramente sarà bello anche stasera ma anche eh, prossimamente ricordare quei momenti della nostra generazione quando abbiamo gareggiato, abbiamo corso insieme Eravamo avversari spesso, sì, però poi una volta appesa la bici al chiodo, soprattutto dopo una serie di anni, sicuramente qualcosa, non qualcosa, tante cose rimangono dentro. Ed è, è il bello del ciclismo, è questo. Quindi ciclismo femminile, come il ciclismo maschile. E fa parte è e, e lo stesso sport e comunque eh, sempre c'è la bicicletta due ruote a emozioni, eh, capitani, gregari, eh, giochi di squadra. Sono, il ciclismo è fatto delle stesse ingredienti. A volte gente questo non capisce, no? Perché io vi ringrazio veramente per questa trasmissione, perché è molto naturale invitare ex professionisti. Per un commento, per eh, intervistare come personaggio, raramente se non è una ciclista stravincente ecco, viene invitata. È, sicuramente è ingiusto, è una certa discriminazione, è un certo snobare. Ex cicliste perché una, hanno messo un timbro eh, notevole ecco, nella storia non lunghissima di questo sport che è ciclismo femminile, un po' diverso, ma che va comunque ricordato. Quindi una bella occasione veramente stasera e vi ringrazio. Credo che sia importante dare visibilità al ciclismo femminile perché forse come tu hai detto troppo spesso snobbato, basti pensare eh, che eh, molte ragazze eh, corrono eh, davvero, noi ne parlavamo qualche, qualche settimana fa Edita, dicevamo sì ciclismo professionistico, però molte ragazze loro malgrado sono costrette a, a farlo tra enormi sacrifici perché eh, non, non tutte le formazioni, specie quelle che non sono tra le più eh, titolate, riescono a, a fornire a queste ragazze ciò che si meritano perché fanno la stessa fatica di quelli che sono nel ciclismo maschile. Ma sicuramente l'atto economico è un atto molto doloroso nel ciclismo femminile odierno, soprattutto perché potrei dire anche che addirittura è lievemente arretrato rispetto ai nostri tempi. E quindi um, oggi il ciclista ci crede sempre meno, investe sempre meno, studia, spesso lavora addirittura, e gareggia. Quindi eh, Questa è la, è la pagina odierna del ciclismo attuale, la, 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 la fotocopia del ciclismo attuale. Nei nostri tempi magari ci credevamo un pochino di più, avevamo investito un po', un po di più. Infatti io la domanda che vorrei anche porre proprio per questo a tutte loro, come è stato difficile o non difficile inserirsi poi nel mondo, perché comunque poi una volta girata la pagina cambia completamente il mondo, è, è veramente una vera scommessa. Ecco. E allora facciamogliela questa Facciamola domanda. Perché, questa domanda. Eh, sicuramente è anche una cosa che non riguarda solo il ciclismo femminile, ma riguarda credo tutti coloro che praticano l'attività del ciclismo che dopo anni da corridori si trovano magari... Senza un contratto per la stagione successiva e devono entrare nel mondo del lavoro. Sì, interessante anche per me perché vivo, magari un primo mio anno ho vissuto eh, solo onda di questa euforia ancora, e la, comunque la vita è, è cambiata anche per me. Loro che sono ex da un, un bel po' di anni so che io conosco le, le loro storie, qualcuno, qualcuno ha dovuto smettere per problemi legati alla, alla salute o problemi legati comunque fisici, qualcuno perché è stato, era un po' delusa, dicono, no, cioè, non sono tutti fiori, no? tante volte eh, ci, si appende la bici al chiodo anche per necessità anche per eh, problemi economici, ecco, per essere costretti ad andare a lavorare per poter vivere, perché una donna che si riaspetta già adulta a volte fa fatica andare a chiedere a, ai genitori per poter pagarsi la bolletta. Ecco. Quindi tutti questi problemi, problemini, se non sei extra campionessa, tante volte ti costringono a voltare la pagina e cambiare, mal, a malgrado, anche se la, la passione e la voglia di continuare c'è. Quindi ecco questo momento di inserirsi nella vita di tutti i giorni, credo che nel ciclismo femminile anche perché sei una donna, quindi anche altri desideri, desideri di maternità, altri desideri forse ancora più difficili, più complessi ecco, rispetto al maschile. Ecco, volevo ritornare un attimo su un punto importante che hai tirato su tue dita. Eh, Facevi un paragone tra, che, tra quello che è il cirismo femminile di oggi e quello che era il cilismo femminile di prima. E qui vorrei prendere un attimo in causa eh, Marianna, che comunque ormai abbiamo capito è stata un po' la madrina <ride> di tutti voi che siete qua stasera. E vorrei avere eh, ora, non so se segui ancora il Cirismo femminile sì. di ora, Vorrei avere un paragone tra quello che era il ciclismo femminile di quando avevi iniziato te o comunque da quando eri passata professionista te al ciclismo femminile di adesso. Ma sic sicuramente quando, da quando ho iniziato io c'è stato un periodo che sembrava che il ciclismo femminile stesse prendendo piede. Io mi, mi ricordo i tempi della, della squadra della GAS che mm. quando è entrata eh, investì tanti soldi e sembrava che fosse stato il momento buono per una svolta. C'è cioè un professionalismo già legato più a quello maschile, però purtroppo questo è durato solo un paio di anni e poi siamo tornati indietro. In era effetti, come l'euforia del, del momento, del momento. Eh. forse non è stata sviluppata bene questa euforia. Non, anche se la caso mi ricordo che eh, impegnava molto anche come a livello <ride> di immagine, nei media o, o sulle riviste, però poi una volta usciti loro non, non c'è subentrato un'altra società che credeva forse in maniera così forte nel ciclismo femminile. E che invece ritornando un attimo alla domanda che faceva prima Stefano e che aveva tirato su anche Dita, l'approccio quando hai smesso con il ciclismo, con il mondo esterno, diciamo, perché io, io faccio questo paragone, il mondo del ciclismo e poi c'è il mondo vero, di tutti i giorni. Perché? È vero? Perché quando siamo comunque cicliste si vive in una maniera... Completamente diversa di quella che può essere la vita normale di una donna, ma anche di, di un uomo, quindi abbiamo dei ritmi, abbiamo de, degli orari stabiliti. Io mi ritengo fortunata perché ho smesso a seguito poi di un'offerta di, un di lavoro che mi è stata proposta. E considerando un po' l'età e, e quello che la, le prospettive che mi poteva dare il ciclismo, è chiaro che ho, ho girato pagina. E all'inizio non è stato facile, perché mi sono trovata in un ambiente che era completamente nuovo, che era quello di, un, di avere a che fare, insomma, di gestire lavoro, un, sì, <ride> un, un ambiente completamente diverso, quindi con tempi, orari... Però, Probabilmente chi fa il ciclismo è abituato anche alle sfide, a... forse fa parte un po' del nostro carattere, quello di, di provarci sempre. Ecco, appunto eh. volevo prendere questo prendo spunto, la sua ultima parola, il carattere, per provarci sempre, volevo ritornare un attimo su mm -hmm. Francesca, perché lei ha detto che era una ragazza che non sopportava lo stress da quando era atleta, però adesso insomma fai un lavoro che di stress ne porta comunque tanto, quindi ti sei un attimo forse ripresa. No, infatti, cioè in realtà quando io ho smesso di correre ho avuto un rifiuto de del ciclismo ma poi ho portato questa mia energia, cioè studiavo all'università, facevo, lavoravo, io non ho, non ho mai smesso di aver bisogno di, di stimoli comunque perché sei un po' una macchina che ha un po' di cilindri in più quando scegli questo sport, secondo me, no? E penso possano confermare loro, un po' come carattere trascini i gruppi, sei... Sempre di più, no? quindi, questo di più anche nella vita eh, lo metti. Quindi, io dico che sì, ho smesso di pedalare, ma ho pedalato nella mia vita, ho studiato, ho fatto, mi sono laureata con massimo dei voti, eh. oh, ho provato tanti lavori perché ero confusa. Perché quando hai impostato la tua vita su, sulla carriera ciclistica, e poi improvvisamente cambi e eh, ti, ti trovi in una vita universitaria dove tutti sono. Non, cioè, a vent'anni ero una lavoratrice da due anni e loro dovevano ancora entrare in quest'ottica quindi mi sentivo anche a disagio in questo senso però insomma la sfida è stata anche questa vivere da universitaria andare a cercare dei lavori diversi e, e poi appunto la, accettare che questa sconfitta che ho accettato perché ci può stare che sbagli la strada però importante è investire no? quindi adesso Rimetto la mia natura ciclistica, diciamo, in altre cose, quindi questa è la sfida. Penso che. Ecco, volevo risuonare un attimo, insomma, chiudere un attimo il cerchio perché se no faccio le domande <ride> solo a voi due, no? Volevo risonare anche un attimo a rase, che abbiamo sentito all'inizio, ora l'avevamo persa un attimino. Ecco, volevo sapere perché purtroppo non conosco la storia di tutte voi, una volta smesso di correre in Italia, sei rimasta okay. qui o sei ritornata per un periodo dove, dove stavi e poi sei rivenuta in Italia? No, diciamo, io non sono stata così fortunata come loro, ho smesso molto, era un periodo molto doloroso, <coughs> scusate, perché cadere in una gara, svegliarsi in ospedale due mesi prima del campionato del mondo e un anno prima delle Olimpiadi, in quel giorno hai capito, cioè non hai capito in quel giorno... Comunque l'ho capito dopo, però Ora che quel mi giorno è sono in un argomento che non conoscevo, no? Ma questo giustamente cioè, fa parte anche di questo, della realtà del ciclismo, come comunque una ciclista che cresce in un centro sportivo, fa tre lineamenti al giorno, vive, cioè come Panealita, vive solo di questo e un giorno si sveglia che non c'è più niente di quello. Cioè, hai capito che col giorno la tua carriera è finita e lì è stata veramente, cioè, per me poi è stata molto difficile e nella sfortuna, la mia fortuna è stata comunque che avevo il mio compagno qui già in Italia, c'era la sua, c'è cioè, stata la sua famiglia molto vicino che mi hanno aiutato, che mi hanno cercato comunque ho girato tanti dottori magari per curare la schiena, i problemi che causava questo sono rimasti, cioè, ma certo poi... comunque adesso va tutto bene, spero sì, 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 no, quindi, quindi insomma alla fine il abbiamo non... il vederla. No, no, ma... <ride> io voglio essere sempre sicuro però. la domanda no. è che fanno più spesso rasa gli uomini gli uomini, gli uomini che le fanno più spesso la domanda rasa come fa una bella ragazza come te e questo è un altro pregiudizio perché il ciclismo non è esclusiva un... delle ragazze che non sono carine però purtroppo un altro pregiudizio da sconfiggere come fa una bella donna come te a andare in bicicletta e scegliere uno sport di tortura, di fatica, di sudore, di sacrificio, Vabbè, di cadute. Ma ciclismo. qui abbiamo come insomma, ciclismo. tutte le ragazze che alla fine. E, cioè, e in Non me ne vogliano le altre che sono, che sono a casa e magari dopo. Stanno guardando, però, non è che siete no, comunque, delle brutte, no, delle no, brutte per ragazze. No, un bel messaggio promozionale. Insomma, ma no, comunque, cioè, la domanda era molto giusta: come adattarsi al mondo nuovo? Chi mm. è più fortunata? Che me for non dico che sono sfortunata, no, no, mi è andato tutto poi benissimo: il tempo passa, tutto sto benissimo. Però ci sono anche le altre ragazze che ti svegli, cioè smetti con, volendo o non volendo a 30 anni senza nessuna esperienza lavorativa. E chi, magari, è anche le ragazze laureate senza un'esperienza non è facile adattarsi a un mondo nuovo a trovare un lavoro a 30 anni. Cioè, quindi, sì. questo non lo so se solo ciclismo, comunque, penso anche gli altri sport. Invece, Francesca e... ha trovato subito, è sempre, no, me... è sempre stata nell'immobiliare. <ride> no. ah. Per me, io, per me la, il discorso è differente, che io comunque ho sempre lavorato. E con mia famiglia avevamo un'edicola che mi permetteva di gestirmi un po' il mio tempo. Eh, si può dire che nel lavoro ci sono sempre stata, poi ho lavorato in un bar per tanti anni, uscivo dal lavoro, andavo in bici, per me è stato molto più facile. Ho fatto soltanto un anno, eh, bicicletta e basta, solo una cosa mia personale per mettermi alla prova, che poi era l'anno che sono andata in Nazionale. E poi nulla, io sono sempre stata nel mondo del lavoro, perciò per me a differenza di tante altre ragazze è stato molto più semplice e molto più fortunata, mi ritengo. Bene, allora siamo davvero in conclusione, io penso che un'idea, se è nata da questo, da questo incontro, mi sento di buttarla lì. Sarebbe, esistono già dei concorsi miss ciclismo, che mm. esistono, però sono ragazze che non sono legate assolutamente al mondo del ciclismo, facciamo una miss ciclismo. Più che una miss ciclismo una miss ciclista no, potrebbe essere dita una bella, una bella idea. Sì, anche se io devo essere sincera, ho sempre questa questione della promozione, allora, bellezza, femminilità e lo sport sono in simbiosi perfetta, direi. Invece, ehm, seguire la scia di tenniste, pallovoliste, eccetera, 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 quindi qualcuno lancia questo messaggio che comunque la ciclista dovrebbe investire più su se stessa e, e sulla promozione del corpo per eh, promuovere tutta, tutto lo sport, sarei un attimino contraria perché direi che proprio non, è, non, non dovrebbe essere almeno questa strada di seguire la scia di veline e Leterine, Potrebbe no? essere, diciamo... Aggiunto, cioè diciamo che il lavoro principale è pedalare. Ma poi... sicuramente sì, poi la femminilità, simpatia, un sorriso, una donna può avere una marcia in più, anche una ciclista, in questo caso siamo tutte donne e a, a, ci piace essere sicuramente donne e curarsi ed essere anche in bicicletta femminili, per carità, quello non può assolutamente mancare e mh, credo che le donne della nostra generazione, ma anche le cicliste attuali, dimostrano che mh, non è uno sport... Per una ragazza che ha le quadrate, e può essere anche una femminile, può essere anche fragile, avere tutti i suoi difetti, i pregi, e scegliere questa strada perché è una strada che la sente dentro, perché vuole realizzarsi proprio grazie alla bicicletta a due ruote, è qualcosa che la appassiona, quindi non è uno sport maschile. E quello che volevo ancora mi sentire dire, ehm, scusa per. La questione legata al lavoro, mondo del lavoro e lo sport sarebbe un appello alle giovani ragazze che mi sento di dire che comunque il mondo del lavoro è difficile oggi. E non c'è anche le ragazzi, i ragazzi, i ragazzi giovani che studiano, si laureano, non hanno che, niente a che avere con lo sport, non hanno alcuna garanzia. Quindi io a giovani ciclisti direi che comunque è giusto crederci, è giusto crederci, è giusto... Puntare anche tutto su questa strada, se uno la sente dentro, insomma, non tagliare tutti i punti, ma comunque investire questi sogni e, e passioni perché il mondo a volte cambia e speriamo che c'è stata questa on ondata di eh, entusiasmo, poi c'è stata questa. Eh, questo arretrarsi, ma potrebbe comunque il ciclismo femminile potrebbe e dovrebbe comunque rilanciarsi. Quindi io li faccio in bocca al lupo a tutte le giovani che non si spaventano dalle nostre esperienze, perché io personalmente sono stata baciata dalla fortuna per carità, però sicuramente rifarei tutto, perché poi pedalare è anche emozionarsi, regalare emozioni e provare qualcosa che la vita di tutti i giorni non, non è in grado di, di offrirti. Quindi, eh, viva, ciclismo, eh, viva ciclismo e femminile. viva ciclismo femminile! Siamo in uh, conclusione, quindi ringraziamo le nostre belle ospiti di stasera. Giacomo, un uh, saluto anche a te. Davvero tutto qui dalla Villa Resort di Montecatini. Appuntamento alla prossima puntata di studio Toscana Sprint. Arrivederci.